a tutti i videoascoltatori del canale YouTube di Italia Medievale. Oggi abbiamo il piacere di presentarvi un interessante saggio pubblicato da Tab Edizioni dal titolo Callisto III, l'uomo dimenticato tra le pagine del tempo. 260 pagine per soli 16 euro e l'autore è Gianluca Lorenzetti che abbiamo il piacere di presentare. Io, come al solito, non rubo tempo all'autore e vi lascio alle parole di Gianluca Lorenzetti. Prego, Gianluca. Allora, buonasera a tutti, ringrazio innanzitutto prima di partire con la presentazione del libro Italia Medievale, sono presidente Maurizio Calì per l'opportunità e stasera parlerei appunto di questo mio libro, questo che comunque sia vedrete nella presentazione, tratta di questo Papa Callisto III che se si prende per il cognome, ovvero Borgia, lo si conosce forse anche abbastanza bene, è una figura che si lega ovviamente alla famiglia che ha dominato il panorama italiano con la figura di Alessandro VI e ogni tanto viene citato dalle opere di storiografia, ma anche di anche nei piccoli libricini che si comprano nelle librerie, nelle riviste, ma è solamente citato, è come una piccola ombra che vaga nel grande universo dei Borgia, che ovviamente vede figure come Cesare, Alessandro, Lucrezia, Francesco, figure titaniche dell'universo borgiano. Callisto invece viene messo in secondo piano. Ed è un peccato, veramente un grande peccato, perché la ricerca che ho condotto mi ha portato a scoprire un personaggio veramente affascinante, una figura che è veramente tanto sottovalutata. Il testo comincia, innanzitutto il testo è molto dettagliato, ho cercato di renderlo il più dettagliato possibile in modo tale che possa servire anche a chi non è interessato propriamente a Callisto, ma ai Borgia sotto tanti aspetti, che possa utilizzarlo al fine di fare altre ulteriori opere di ricerca, perché c'è ancora tanto da scoprire. Questo qui è solo un piccolo passo di un enorme lavoro che si potrebbe fare, sebbene non ci sia, devo ammettere, tantissima documentazione. Soprattutto perché il suo pontificato dura molto molto poco, dura solamente 3 anni e purtroppo se sei un Borgia la storia non ti considera propriamente una figura positiva, una figura da ricordare e il grande problema di Callisto è stato un altro, collocarsi nel mezzo a due grandi titani del XV secolo, ovvero Niccolò V e Pio II, che in qualche modo l'hanno schiacciato fino a renderlo minuscolo, ma in realtà era tutt'altro che minuscolo. I Borgia hanno la fortuna di arrivare alle loro posizioni di dominanza, nel senso di ricchezza, posizioni politiche, grazie a Callisto. La leggenda vuole, è presente nel libro ovviamente perché l'inizio è dedicato un po' ai Borgia in generale, chi sono, da dove arrivano, la loro araldica, che per questo campo mi sono giovato di uno dei discendenti della famiglia Borgia, Luigi Borgia, uno dei più importanti studiosi di araldica in Italia, e lui non deriva ovviamente dal ramo di Callisto, il ramo di Callisto si è quasi sicuramente estinto, dico quasi perché non voglio subito dare delle certezze che potrebbero essere smentite. Lo stesso è quello di Alessandro, lui deriva da un ramo dell'area napoletana, uno dei tanti rami che si sono formati con l'arrivo dei Borgia, iniziato proprio con Callisto. Prima di essere Callisto, costui era Alfonso o Alonso, dipende un po' dalle traduzioni, Borja. Un cognome che, secondo la gran parte degli studiosi, deriverebbe da una cittadina, ancora oggi esiste, si trova in Aragona e si chiama proprio Borja.
e da un personaggio leggendario, un tale Pedro de Atares, che si dice fosse discendente per una linea illegittima del primo re d'Aragona, Ramiro I, e che quando morì Alfonso I il Battagliero si era proposto come successore. Poi la storia e soprattutto i nobili aragonesi hanno voluto che non fosse lui, qualora fosse esistito, perché ancora è una figura che aleggia nel leggendario, ma la storiografia inizia a considerarlo forse un personaggio davvero esistito. Hanno scelto appunto Ramiro II, che è un fratello, un altro fratello legittimo invece di Alfonso. Pedro Atares, perché citarlo? Perché lui diventa signore di Borca e si dice che comunque sia lui abbia dato l'inizio a questa dinastia. Un altro ramo di studi vede invece dei cavalieri al seguito di Giacomo il Conquistatore instaurarsi nel territorio della Valencia e qui dare origine e dare i natali a diverse famiglie, tra cui quella di Callisto e di Rodrigo. Naturalmente sono tutte storie leggendarie, sono tutte non ci sono prove vere e proprie della loro esistenza, specialmente di questi cavalieri, è da notare come siano affiancati invece a grandi figure quali appunto Ramiro I, Alfonso I e Giacomo I. I Borgia del ramo di Callisto sono un ramo minore. Da cosa l'hanno capito gli studiosi? Beh, in parte anche dall'araldica, perché in parte dalla provenienza e in parte dall'araldica. Perché l'araldica? Perché il simbolo dei Borgia, questo famoso toro borgiano, in realtà in origine non era un solo toro, e in realtà non era neanche un toro. Luigi Borgia, per esempio, è fortemente convinto che si trattasse di un bue, per via di alcune caratteristiche che gli araldisti conoscono e che hanno applicato appunto al caso dei Borgia, come la mansuetudine che è tipica del bue borgiano. Proprio per questo riferimento c'è nel primo capitolo proprio una parte dedicata al nome Borja. Da cosa potrebbe derivare? Anche qui gli studiosi si sono interrogati. C'è chi dice che derivi dall'arabo, c'è chi invece dal valenziano, e poi c'è chi, naturalmente nemico dei Borgia, ha supposto che derivasse da Bos e Orgia, per via di questo rituale di accoppiamento dei loro antenati scuoiando un toro. Ma naturalmente queste sono tutte opere di propaganda contro Alessandro, perché sono sue contemporanee. Alfonso, ripeto, appartiene a questo ramo minore, un ramo minore con un solo bove invece dei due originari, mentre Rodrigo appartiene al primo e principale ramo. Ma poi decide di adattarsi e assorbire l'araldica dello zio, perché Rodrigo è nipote materno di Callisto. In realtà, quando giunge in Italia, Rodrigo ci giunge con lo zio Alfonso, non era ancora il famoso, famoso il poi conosciuto Callisto III. Rodrigo arriverà per studiare, diventerà una figura molto conosciuta e inizierà a farsi notare nell'assolvere i doveri che gli vengono affidati. Anche Alfonso si è dimostrato un ottimo uomo di politica. Comincia la sua carriera in una cittadina chiamata Lerida, ancora oggi famosa perché è uno dei centri principali dell'area catalana aragonese, e da lì, piano piano, si è fatto un nome, si è fatto conoscere, si è fatto alleato di Alfonso V, un alleato, un amico, un confidente, la figura più di cui Alfonso poteva fidarsi di più. Grazie a lui divenne vescovo e poi cardinale. Le date sono rispettivamente il 1429 e il 1444. Il libro le suddivide proprio, i vari capitoli vedono la prima parte dedicata ai Borgia, poi abbiamo l'Alfonso laico, infine l'Alfonso vescovo, anche se comunque sia questa parte è divisa in vescovo di Maiorca e vescovo di Valencia. Di Valencia lo fu davvero.
Di Maiorca non fu proprio vescovo, lo specifico, l'ho utilizzato più che altro per questioni, diciamo, scenografiche, la questione del vescovo di Maiorca, perché lui fu un amministratore della diocesi durante un periodo in cui il vescovo titolare era entrato fortemente in contrasto con Alfonso V. Da vescovo si dice che abbia salvato la Chiesa dalla terribile figura di Clemente VIII, terribile per modo di dire, perché non era un antipapa così potente, ma che comunque si rappresentava un pericolo per la Chiesa. Nel 44 divenne cardinale perché ancora una volta si era dimostrato un'utile figura all'interno dello scacchiere del Mediterraneo. Aveva in qualche modo salvato nuovamente la Chiesa, permettendo il raggiungimento di un'alleanza a Terracina tra Alfonso V ed Eugenio IV, con l'abbandono da parte dell'Aragonese dell'antipapa di allora Felice V. Quindi già in due occasioni lui si è dimostrato una figura predominante. Questi sono gli esempi più eclatanti, più famosi, anche più documentati della sua azione, ma in realtà, grazie in special modo agli studi di Miguel Navarro Sorni, che ha scritto la prefazione al mio libro, e che è professore alla Facoltà de Valencia di Teologia all'Università di Valencia, di Storia della Chiesa, grazie ai suoi studi abbiamo un Callisto che si rivela un abile amministratore sia all'Erida, un abile uomo di politica, nel senso di finanziatore delle opere di Alfonso V, senza i denari che forniva il Borgia, che per di più, la cosa più bella è questa, lui parte da quasi niente. Lui nasce, bene se tocca adesso, ma nasce a Torre de Canal, che è un piccolo paesino, cittadina nei pressi di Jativa, che anch'essa è una cittadina invece vicino a Valencia. Bene, lì lui nasce, ripeto, da un ramo secondario, da una famiglia abbastanza povera, ma cioè povera, ma allo stesso tempo capace di far studiare alla fin fine il figlio, quindi povera nel senso un po' astratto del termine. Il Borgia fa una carriera, appunto, come abbiamo detto, di studi, prende addirittura due dottorati, entra nel mondo legislativo aragonese e poi appunto al servizio di Alfonso V, fino ad arrivare appunto nel 1455, l'8 aprile, quindi tra pochi giorni si festeggerà, diciamo, la sua elezione, viene scelto come successore di Pietro. È molto curiosa questa sua scelta, perché in realtà viene calcolato dai membri del conclave come una figura che doveva far prendere tempo ai vari partiti presenti per trovare il giusto successore di Pietro. Lui aveva già un'età molto avanzata. Lui nasce, si dice, perché anche qui ci sono dei dubbi, il 31 dicembre 1378. Quindi arriva alla cattedra di Pietro con un'età quasi di 80 anni. Sapevano che quindi non sarebbe durato a lungo. Era una figura, ripeto, molto rispettata a livello politico, sapevano che si potevano fidare di lui, aveva già delle conoscenze, non aveva mai preso parte alle lotte tra Orsini e Colonna, quindi era la figura ideale, visto che poi Bessarione era stato rifiutato dai cardinali francesi, perché non ripiegare su di lui? E così fu. Piccola nota sulla data di nascita, ripeto, è incerta, ma è in gran parte accettata. In realtà questo nasce da un testo di un ecclesiastico spagnolo, Alfonso Chacón, che sapendo l'età di Callisto e la sua data di morte, ha fatto un viaggio all'indietro fino a questa fatidica data. Navarro Sorni è l'unico
nella storiografia che sono riuscito a consultare, che mette in discussione questa. Dice, è possibile, cioè c'è la possibilità che sia nato il 31 dicembre, ma è anche possibile che ci sia un'interpretazione simbolica della data. 31 dicembre significa la fine di un anno, ovvero la fine di un evento. E quell'evento è dato 2378, che è l'inizio dello scisma d'Occidente. Quindi Callisto rappresenterebbe la fine dello scisma d'Occidente. Questa è bellissima, l'ho trovata veramente interessante. Callisto diventa papa, da papa si conosce poco, perché in realtà di fatto non è che si arrivi a grandi risultati. Ma in realtà le azioni, cioè gli intenti, le modalità di farsi conoscere, di dimostrare le sue intenzioni, lui le porta avanti. Lui vuole portare avanti una crociata, lui è intenzionato a porre fine all'avanzata di Alfonso V, il suo antico protettore, col quale entra in contrasto nel prendersi un'Italia che si trova in una pace talmente flebile, sottile, da lodi, che un qualsiasi sconvolgimento l'avrebbe portata nel nuovo baratro. Lui aveva la cristianità che lo osservava adesso, e quindi non poteva permettersi una nuova crisi. La crociata non ha grandi risultati. Via terra, le uniche che rispondono per di più sono l'Ungheria e l'Albania, detti in termini molto regno magiaro e clan albanesi, sarebbe meglio dire. Si uniscono contro l'impero ottomano, riescono a ottenere delle vittorie. Ci sono personaggi che in Ungheria e in Albania sono considerati dei miti assoluti, del calibro tipo di Garibaldi in Italia, che è Giovanni Unadi per l'Ungheria, e il famoso Skanderbeg per l'Albania. Callisto si occupa della costruzione di una flotta. La prima volta il cardinale incaricato di attaccare gli ottomani si ferma in Sicilia e inizia a razziare le coste, quindi è un completo fallimento. Ha speso un sacco di denari. E questo è stato il risultato. La seconda volta riesce comunque sia a liberare qualche isola dell'Egeo, ma nulla di più, quindi non è stato un grande risultato. Il problema dietro questa crociata, per i contemporanei, anche per i posteri, non è stato tanto quello a cui portato, che di fatto non è stato niente, ma che Callisto abbia, si dice, privato la Chiesa di Roma di un sacco di denari, di non aver concentrato le sue attenzioni sulle opere pubbliche, sulle figure letterarie, ma in realtà, come nel libro stesso dico, queste sono solo dicerie, sono solo idee nate da nemici di Callisto. Un esempio, si dice che fosse un papa contro gli intellettuali illetterati, assolutamente no. Callisto, come ho detto, aveva già due dottorati in legge, uno in diritto canonico e l'altro in diritto civile, e già solo questo. Aveva insegnato all'università, era stato addirittura al servizio di un antipapa, Benedetto XIII, e aveva dimostrato più volte, aveva presieduto il primo Parlamento catalano aragonese nel regno di Sardegna, cioè non si può definire questo un papa illetterato. Però viene chiamato in questo modo perché decide di non stanziare più i fondi per i letterati, o perlomeno di una parte di esso, perché poi Lorenzo Valla lavora alla corte pontificia in realtà. Però purtroppo si è fatto una cattiva fama per via di queste figure. Poi diciamo che storie attorno alla figura di Callisto ce ne sono tantissime, dal ritrovamento di cadaveri che nello scavo di una tomba in San Pietro, cadaveri appartenuti all'imperatore Costantino e suo figlio, al processo a Giovanna d'Arco, alla sua elevazione a pontefice da una predizione, da un vaticinio di un mitico figura Domenicana della Spagna del XIV secolo, che è Vicente Ferrer,
che aveva predetto che lui sarebbe arrivato alla cattedra di Pietro. Le storie sono tante, sono più di quelle che ci si potrebbe pensare da un papa che è durato poco. E poi il 6 agosto del 1456, anche Callisto deve lasciare il posto a un nuovo successore di Pietro, che sarà Pio II, che per di più ha collaborato con lui nella questione della crociata in ambito germanico, perché poi Piccolomini era fortemente amato, apprezzato in ambito tedesco, ma questa è un'altra storia. Callisto muore e cosa succede? Il popolo si ribella, si solleva contro tutti questi catalano-aragonesi che sono arrivati a Roma, perché con Callisto ne arrivano, si dice, una marea, in realtà non si sa. Si sa che comunque ce ne furono di catalano-aragonesi, non sappiamo se fu davvero una marea. In ogni caso, teniamo presente che dai tempi dello scisma, che comunque sia la sede papale era collocata ad Avignone, non si aveva un papa straniero da parecchio, almeno da un cinquantennio. E quindi l'arrivo a Roma di così tanti forestieri, che per di più occuparono anche diverse cariche nella corte pontificia, non deve essere piaciuto ai romani. E per quello si scagliarono contro di loro. Fra tutti, però, mentre uno dei nipoti, per esempio Pedro Luis, morirà a Civitavecchia, si dice per malaria, può darsi anche per avvelenamento, l'altro nipote, Rodrigo Borgia, Rodrigo si fa apprezzare, Rodrigo riesce a sapersi destreggiare in un universo complicato come quello del trono di Pietro. E prima della sua salita al trono, nel 1492, lui ininterrottamente, quindi significa anche dopo Callisto, dal 1456, mantiene una delle cariche più alte della corte pontificia, che è il vicecancellieriato. Questo già va molto a favore di Rodrigo, però anche su Callisto c'è da dire tanto. Nel libro ne parlo a lungo, non è un libro molto ampio, perché poi alla fin fine non c'è tantissimo, però in realtà di questo poco se ne potrebbe parlare a lungo. La parte finale, infine, concludo perché non voglio dilungarmi troppo, l'ho voluta dedicare a un mio piccolo pallino da studente universitario, pensando a Callisto un po' come un paziente, nel senso perché c'è un mistero dietro la morte di Callisto, non si sa, si dice che sia morto di gotta, ma alla fine, guardando le raffigurazioni, come per esempio quella presente nel Duomo di Siena, non ci sono le caratteristiche protuberanze, le grandi buboni, diciamo, che si presentano sugli arti. Sembrerebbe normale. Potrebbe essere morto di malaria. Il Tevere sarebbe stato un'ottima fonte di origine della zanzara Anopheles, che è la portatrice di questo male. Io ho azzardato un'altra ipotesi che stasera non dico perché altrimenti non ci sarebbe gusto, aprendo la possibilità di un dibattito, di una figura che comunque sia, ripeto, è molto sottovalutata e che andrebbe veramente riscoperta tantissimo. Francesco, grazie. Grazie. Io ripeto il titolo del libro perché è anche interessante il sottotitolo. Callisto III, l'uomo dimenticato tra le pagine del tempo, di Gianluca Lorenzetti, ti ho chiamato Francesco, io ormai la vecchiaia mi uccide. Sono 260 pagine per soli 16 euro, pubblicato da Tab Edizioni. Lo consigliamo perché è una figura ovviamente meno nota, meno conosciuta della corte papale, del trono di Pietro, però sicuramente un personaggio intrigante che compare in un momento anche molto particolare delle vicende non solo del trono di Pietro, ma anche della città di Roma e dei suoi abitanti.
Quindi niente, ti ringrazio davvero tanto per averci concesso questa presentazione. Ricordo ai Grazie a nostri voi. videoascoltatori di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org e sperando, come sempre dico ormai da un anno, di tornare presto a poter fare queste presentazioni in presenza, perché il mezzo telematico non sostituirà mai un pubblico in sala. Con domande, con curiosità, interventi, contraddittori e quant'altro. Grazie ancora davvero tanto Grazie a voi. e alla prossima. Ti aspettiamo Certo. con un nuovo libro, se ci stai già lavorando, Sì, ci sto già lavorando non avevo e dubbi, presto uscirà. quindi ti aspettiamo con la novità. Certo. Grazie. Arrivederci.